Allora, io sono onesto, Lele, io la partita l'ho vista benissimo, poi l'ho ancora rivista perché dico, se poi devo parlare, devo dire quello che realmente ho visto, dico, c'ho dei dubbi. Allora, fino al 60esimo è stata una partita bruttissima, anche se l'Inter era 1-0, eh. È stata una partita brutta, sporca, molto lenta, è vero che l'Inter provava a fare qualcosina, però non aveva mai creato niente, la Roma nemmeno, una partita sporca di tanti falli, tante situazioni che non mi piacciono. Poi un errore clamoroso di Spinazzola, dove Brozovic imbuca Dumfries, palla dall'altro lato, quinto per quinto, e Di Marco fa gol. Il secondo tempo la partita arriva a un certo punto, la Roma entra, vuole spingere, 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 però crea poco, crea poco. Si vedeva che ogni volta che l'Inter poteva ripartire, poteva far male. Poi trova il 2-0 e la partita lì, secondo me, si chiude definitivamente. A me la partita di tutte e due le squadre non mi ha esaltato. La Roma sappiamo com'è, che gioca, le difficoltà che ha, che non crea niente, oppure se crea, crea per nervoso, per entusiasmo, oppure perché la gente ti spinge, eccetera. L'Inter per 60 minuti non l'ho vista bene, non mi è piaciuta. Perché non mi è piaciuto. Poi, se tu mi dici ha vinto meritatamente, sì, ha vinto meritatamente l'Inter a Roma con la Roma, assolutamente. Però è stata per i primi 60 minuti molto lenta. Vedevi però che se alzava un po' il ritmo, qualcosa creava o qualche idea ce l'aveva, diversa dalla Roma. Alla lunga poi è venuto che la Roma si è buttata avanti, l'Inter ripartiva, più qualità, hanno fatto il 2-0 e la partita poi, ovviamente con un errore di Bagnez. Che Ibañez poi è un altro giocatore che ogni quarto d'ora fa una roba del genere, perché poi lo fa sempre. Lele, Assolutamente, è una tu sei verità. stato un grande difensore, mi devi spiegare No, perché. è incredibile perché lui fa in teoria bene la cosa difficile, anche a volte cose Bravo. acrobatiche, e poi dopo stacca Sì. la spina e quando la stacca proprio spegne la luce. Sono d'accordo, è come l'altro giorno. Arriva a un certo punto, la Roma sta provando, anche non creando, a far qualcosa, eccetera. Arriva a un certo punto, fa una gran chiusura, poi dà la palla sul petto a Lautaro che metta Luca, finita la partita e ti perdi in un bicchiere d'acqua. Allora io dico, la Roma sappiamo come gioca, anzi come non gioca, ha fatto poca roba, l'Inter ha vinto meritatamente, ma non mi ha esaltato, la metto così. Tante volte però Anto, l'Inter quando ha perso le partite dava la sensazione di controllare la partita, ma anche a me dà fastidio che molte volte non accelera, non verticalizza. Per quanto riguarda il primo gol, Spinazzola lo perdono un attimo perché era un'azione che ti innervosisce 62 passaggi prima di andare a rete. Però Nick, tu E lì difensore, a quinto difensore di un lato o dell'altro, non lo puoi mai farti so. imbucare. Al Ma massimo palla è sulle esterne. impossibile che lui ti fa quell'errore, però ti innervosisce quell'azione, non la prendi mai. E Giochi in Serie A, in nazionale, non puoi 62 pensarti passaggi, innervosisci di cosa, Nick. penso che non È una l'abbia. palla, È da quello uscito. che ho visto, e poi lascio la parola a voi, da quello che ho visto, era una palla imbucata semplice. Non che tu dici oh, un'imbucata che guardi da un No, lo lato, so, lo tipo so. Riquelme, Ronaldinho che imbuca la palla senza guardare. Però lui cosa fa? Una palla dritta per dritta, si è fatta imbucare Tutto. da dilettante e lì si è aperta la partita per l'Inter. Per farti un esempio, c'hai presente quando sei in mezzo al torello che non capisci più niente? E che succede? Che per quello lo voglio perdonare, perché comunque 62 tocchi sono tanti e lì rincoglionisci e esci male, però non è da Spinazzola, esperto, e lo perdono per quello. La Roma, la solita partita, te la mette sulla pressione, sul pressing, però effettivamente mancano troppi uomini, già non giochi bene. Lì davanti ti manca troppa gente per essere competitiva con l'Inter, che pur gestendola un po' e non accelerando tanto, però me l'aspettavo un po', sinceramente, questa vittoria. E nonostante questo, comunque Onana ha parato due volte, però, allora, quella cosa che dici tu spiega le caratteristiche dell'Inter. Poi ci sono due o tre situazioni secondo me, da analizzare dentro questa comunque crescita dell'Inter. Allora, secondo me l'Inter arriva al derby di Champions nel miglior momento della stagione. Non ha mai giocato, non è mai stata così centrata, mai. Neanche quando ha vinto la Supercoppa Riyadh, neanche quando ha battuto il Barcellona, perché allora ci sono state le cadute. Invece adesso l'Inter ha
ha fatto 11 gol in una settimana, subendone uno, e gli attaccanti stanno tutti bene, ha fatto 5 gol al Benfica, 2 al Daluz e 3 a San Siro. E, onestamente, se penso a questo anno, sono i 20 giorni migliori della gestione Inzaghi. Vi ricordate quando io vi dicevo a voi, perché poi dopo lo conferma la storia che verrà, però come sempre anticipare è interessante, che l'Inter è la squadra non dribbla, e allora vi ricordate da quando dicevamo non è stato preso Dybala, è stato dato via Sanchez, non è stato sostituito Perisic, certo. Ma però è la squadra che passa meglio il pallone. L'Inter è la squadra che passa meglio il pallone e che si smarca meglio per riceverlo, cioè tutti quanti ruotano e si passano meglio il pallone che qualsiasi squadra. Quando l'Inter è centrata palleggiano i portieri, i tre difensori, i due esterni, gli interni, le punte, palleggia. E l'Inter, dato che sa che questa è la sua forza, non arrivare all'uno contro uno, non ha paura a tornare indietro ogni volta. Perché quello che tu dici dei 62 passaggi, che io mi sembrava di averne visti 50, però se hai visto te qualcosa in più va bene. L'ha messo l'Inter. Ok, allora io ti dico che sono quasi 3 minuti di tenuta del pallone. 3 minuti nemmeno il City lo tiene. Perché il City a un certo punto che ci arriva lì e invece ha chi ti fa la giocata, va dritta. Invece l'Inter torna indietro anche 8 volte. Allora, vi dico questo dato. Ci sono 98 squadre dei 5 principali campionati europei. Pensate, che cosa dice questo dato. L'Inter è al 93esimo posto nella classifica dei dribbling effettuati su 98 nei 5 maggiori campionati europei. L'Inter è comunque al 3° posto in Europa per numero di tiri tentati. Sapete cosa vuol dire se tu tiri senza dribblare? Che passi bene la palla. Perché per mandare al tiro bisogna che arrivi in una condizione, se non dribbli, di passarla, far diventare matto l'avversario, sì, e metterti in condizione che guadagni campo anche piano, che a questo punto la giocata, che ne so, di Barella per il gol di Di Marco con la Juve, sì, le giocate in Coppa Campioni con Bastoni che arriva da Braccetto che mette la palla. È l'unica spiegazione, perché lo spunto dal niente difficilmente lo trova l'Inter, ma la costruzione per poi liberare il tiro, la terza, vi dico anche dietro chi, a Bayern e Real, è meglio anche del City per tiri tentati. Quindi io sono d'accordo, quell'errore Spinazzola non deve farlo, sì, sai perché? Perché te lo aspetti dall'Inter. L'Inter fa quello, cioè l'Inter non è che Dumfries, se punta Spinazzola può anche andare fuori dal campo per come è lui. Esatto, lui va solo di corsa. Ma devi, se ti fa imbucare Brozovic, te lo trovo un passaggio, però era un passaggio scolastico, bello, esatto, ma scolastico, una linea schierata lì e mette la suola sulla palla. Bravo. Non si fa beccare. Dopo l'Inter è forte, perché dopo te la nasconde, è paziente, si abbassa, e dopo sono anche d'accordo sul fatto che vengono fuori un po' di limiti della Roma, che sono, secondo me, sia quello di avere delle idee che possono stravolgere la partita, perché la Roma gioca lineare, anche scontata, e di organico. Dopo la partita prende un'altra piega, anche se poi è stato un regalo. È così. Mentre Camel, quello che ti volevo dire è questo, perché noi ne avevamo parlato qua prima che tu andassi via, ed è questo, che tornando, il ritorno della Lula, ok, ha prodotto 8 gol dalla coppia delle ultime 4 gare. Allora noi qua, prima che tu partissi, ci chiedevamo, ma cosa succederà mercoledì? Nel frattempo ha fatto 2 gol Dzeko a Verona e ha fatto di nuovo gol Lukaku. Allora, chi gioca con Lautaro? Domanda a te. Che cazzo ne so io. Comunque avete detto bene voi, cioè Dzeko ha fatto gol, quindi stanno bene tutti. Lukaku ora decide l'allenatore. Noi avevamo detto Lukaku, ora avrei messo Lukaku. No. Perché sto segnando. Io ho detto Dzeko, è l'unico che aveva detto. Io Lukaku. Sì, anch'io, Anch'io, Noi tre sì, tu quanto avevi detto Dzeko? Ma io per l'allenatore, ragazzi, se tutti e tre sta a fango così, va bene. L'unica cosa, Bobo, da quello che è venuto fuori l'altro giorno, che non ha fatto nemmeno un minuto Dzeko, ti porta a pensare che dovrebbe giocare Dzeko. Dovrebbe.
Comunque l'Inter queste tre partite bene, sai perché? Perché sono arrivato al momento che ho dentro fuori, no? Se in Champions, vabbè, lascio stare la Champions, ma in campionato non possono non vincere, perché se non vinci ora vai fuori, sì. Rischi di rimanere fuori. Quindi ora, come dice il Kammer, è il momento migliore dell'Inter di quest'anno. Sì, sì. Ma no, sai cos'è? Ti ricordi quando dicevamo anche che chiaramente Lukaku arrivando lì non puoi la squadra prepararla in maniera predefinita, bisogna aspettare fino a, veramente a un'ora, non dico un'ora, ma secondo me lui ci deve pensare fino alla sera prima. Sì, sì. Quello che dicevamo, Lukaku sembra che dà di più che carburi durante la partita, e magari farlo giocare dall'inizio è meglio che farlo entrare. Per questo dico, dopo Dzeko, poi allo stesso tempo a Verona ha giocato tutta la partita, non ha sostituito mai le punte a Verona. Esatto. Non ha fatto un minuto. Io penso che lui sarà orientato più su Dzeko, più mantenere la partita, più mantenere il gioco, possesso palla, per poi eventualmente andare di là. Dicevamo che Lukaku è meglio che non entri, però col Porto ha fatto gol quando è entrato, è vero? Sì, in casa. Quindi lì era ancora nella fase che cercava la condizione, ha fatto un bel gol. Sì. Paolo e poi è tornato. No, quindi, ragazzi, è vero che loro adesso stanno bene.